Per questo primo cartungio del 2021 ho una vera chicca. Per una volta ho deciso di portare dei contenuti più o meno aggiornati, nel senso che non sono andata come in altri video, come farò ancora, a recuperare dei cartoni vecchi e datati, ma andrò a prendere il cartone uscito più di recente sul palinsesto Pixar per la precisione. Avete già capito di cosa sto parlando di Soul. L'ho visto il giorno di Santo Stefano, quindi il giorno dopo che era uscito, e avevo delle altissime aspettative. Dopo un anno di attesa per questo cartone, avevo delle aspettative veramente altissime, anche perché la Pixar è una di quelle poche case l'animazione che mi regala sempre delle emozioni infinite, incredibili, esagerate. Quindi mi aspettavo veramente tanto da Soul. Avrà realizzato le mie aspettative? Lo scoprirete alla fine del video. Soul, che è inteso nel titolo sia come genere musicale sia come traduzione inglese di anima, è la storia di Joe Garner, un musicista che però si adatta a fare l'insegnante di musica alle medie. Fare il prof alle medie non deve essere assolutamente facile. Si adatta a fare questa cosa nell'attesa di quel momento che lo farà diventare un vero e proprio musicista jazz, in quanto dentro di sé lui ha una grandissima passione tramandatagli dal padre per la musica jazz. Lui è un pianista e appunto quando suona si vede perfettamente che si fa trascinare da questa sua anima di artista. Cosa succede? Un giorno, grazie a un suo ex alunno che lo ingaggia come sostituto in una band di una famosissima sassofonista jazz, lui finisce in un tombino. Fine! No, sto scherzando. Il cartone inizia proprio qua, perché noi ci ritroviamo catapultati nel mondo delle anime, che è suddiviso abbastanza bene tra le anime che sono pronte ad andare nell'aldilà, le anime che devono ancora prendere corpo, quindi che non sono ancora in vita, e poi ci sono questi personaggini che rappresentano l'ispirazione, rappresentano un po' coloro che conteggiano e tengono il conto di quante persone perdono la vita quotidianamente, anzi in ogni istante, e Joe si ritrova nel panico totale perché proprio nel giorno in cui aveva la sua occasione lui deve perdere la vita. Quindi si ritrova a vagabondare in questo mondo fino a incontrare per una serie di eventi 22. 22 è appunto la 22esima piccola anima che non ha ancora trovato la sua scintilla, quella cosa che le darà la forza di affrontare il mondo reale e soprattutto che le darà la voglia. Il problema è che 22 è la classica anima che non ha voglia di fare niente, non le interessa di andare a vivere nel vero senso della parola, le interessa rimanere lì dov'è, perfettamente lì dov'è. Joe diventa il suo mentore per un motivo o per l'altro. Cerca di sfruttare 22 come escamotage per ritornare in vita e questo porterà poi a una serie di eventi che non vi sto qua a raccontare perché altrimenti farei spoiler. Fatto sta che il succo di tutta questa storia è appunto trovare questa scintilla di cui vi parlavo prima e quindi dare un senso alla vita. Poi può essere interpretato in diversi modi. Io gli ho dato questa interpretazione perché appunto mi sembrava la cosa più giusta per dare un senso a tutto il viaggio di Joe 22. Mi è piaciuto molto questa sfumatura alla Inside Out di questo mondo a noi sconosciuto inventato da zero, nel quale appunto noi vediamo cosa succede nell'aldilà, quindi nell'aldilà o nell'aldiquà. Quindi, come dicono tanti saggi, bisogna partire da quello che si era per capire quello che si è e quello che si sarà. Mi è piaciuto perché appunto hanno cercato di dare un senso alla vita. È una cosa che è arrivata secondo me nel momento perfetto, perché in questo 2020 appena trascorso abbiamo avuto modo lungamente di riflettere sulla vita, sia in senso stretto, quindi vita-morte, sia in senso molto più filosofico, molto più interiore. Quindi molti di noi si sono chiesti se il nostro senso della vita, così come l'avevamo concepito fino a quel momento, fosse reale oppure no. Ma non mi ha soddisfatto al 100%. Ora, torniamo un po' indietro. Vi ho parlato lungamente dei lungometraggi della Pixar. E sapete, ma penso che condividiate con me, che è una di quelle case d'animazione che a me personalmente fa sempre
piangere, ridere, mi coinvolge, mi lancia dei messaggi bellissimi. In questo caso abbiamo solamente la quarta cosa, quindi dare una morale molto forte al cartone e passarci un messaggio molto importante. Riso ho riso, però riso poco, molto poco rispetto a cartoni del calibro di Monster & Co. piuttosto che Alla ricerca di Nemo, insomma, ho pianto zero, proprio zero, il che mi ha sconvolta perché i Pixar a me fanno sempre piangere, quindi non sto neanche ad elencarvi tutti i cartoni Pixar per cui ho pianto. L'unico per cui non ho pianto è stato Cars, perché mi ha fatto veramente, e per il messaggio che lanciava doveva farmi piangere, o forse sono già arrivata a una pace interiore per il quale avevo già capito tutto e quindi non mi ha fatto piangere per quello. No, no, vi assicuro di no. Non mi è piaciuto perché non mi ha coinvolto, forse anche perché ero nel mood sbagliato, l'ho visto nel momento sbagliato. Mi ripropongo di rivederlo tra un anno, sperando che le cose migliorino e che la mia vita torni a una pseudo normalità, perché secondo me è uno di quei cartoni che va rivisto in più momenti della vita, per renderci conto di quando abbiamo capito la nostra strada, dove ci sta portando, e siamo soprattutto soddisfatti di quello che siamo in quel momento. Cosa mi ha insegnato Soul e perché voi lo dovete vedere? Dovete vederlo assolutamente perché non solo vi dà una risposta a qual è il senso della vita, ma soprattutto vi dà la possibilità di osservare quello che vi circonda e di gioire anche della piccola cosa. Cosa che purtroppo non tutti facciamo, siamo tutti spinti fin da piccoli a trovare un obiettivo, ad avere una direzione chiara della nostra vita. Non abbiamo tempo letteralmente di soffermarci sulle piccole cose che costellano il percorso che noi facciamo per raggiungere il dato obiettivo, che non è sbagliato avere un obiettivo. Io per prima sono una grande persecutrice degli obiettivi chiari e che non devono variare nella vita. Però lungo il percorso vi immaginatevi questo sentierino di campagna nel quale intorno a voi ci sono comunque tante cose da osservare, piccole cose da osservare, e non è necessario fare questo percorso di corsa, percorrere questo sentiero di corsa, ma ci si può anche fermare a dare un'occhiata a quello che abbiamo intorno. Questo è il grande messaggio per il quale voi dovete guardare assolutamente Soul, e che mi ha passato Soul, di cui sono molto contenta. Però in generale, se gli dovessi dare un voto da 1 a 10, gli darei un 8, dai, perché comunque non è male, non è malaccio, anzi è molto bello, molto più bello di altri, soprattutto per quello che insegna, però non può arrivare all'altezza di altri cartoni che mi sono entrati nel cuore. Non lo so, lo rivedrò, vedrò se il mio voto cambierà in una seconda visione. Voi avete visto questo lungometraggio? Cosa ne pensate? Non vedo l'ora di confrontarmi con voi qua sotto nei commenti. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino in su, se vi piace questo canale iscrivetevi e cliccate sulla campanella, se vi è piaciuto questo video e pensate possa interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. Noi ci vediamo con il prossimo video l'11 gennaio con Danza con Joe. Invece il prossimo Cartoon Joe sarà il 30 di gennaio. Un bacione e ci vediamo prestissimo!